Oggi parliamo di dieta e in particolare della dieta e dello stile alimentare di un personaggio straordinario, Steve Jobs. Ciao a tutti, amici di Salute in Movimento. Anche oggi siamo con la nostra amica biologa nutrizionista Lucia Vignolo, che salutiamo e ringraziamo per essere qua. E parliamo di un argomento, come al solito per noi molto caro, che è la dieta, ma in particolare relativamente a un personaggio verso il quale condividiamo una certa ammirazione, prematuramente scomparso, come tutti voi sapete, Steve Jobs. Io ho iniziato a leggere la sua biografia e ho visto tra le altre cose che lui, oltre ad essere un personaggio a 360 gradi in tanti ambiti, lo era anche nello stile alimentare. Quindi abbiamo occasione di condividere alcune informazioni, opinioni con la nostra amica Lucia. Allora, in particolare, ho letto di Steve Jobs che ad un certo punto della sua vita si era appassionato alle diciamo, indicazioni alimentari di un nutrizionista tedesco degli inizi del Novecento, un certo Ehret, che aveva scritto un libro che si intitolava Il sistema di guarigione della dieta senza muco. E vorrei sapere se Lucia, che naturalmente lo conosce, ci spiega un pochino in che cosa consiste e che cosa ne pensa. Allora Michela, Arnon Ehret, Arnon, forse qualcuno dei nostri amici avrà letto il libricino di Arnon Ehret, che io avevo letto forse un paio d'anni fa, quindi non me lo ricordo neanche più tanto bene, però devo dire mi aveva colpito. Ehret, intanto non mi pare che fosse un medico e neanche che la sua, diciamo, il suo substrato culturale iniziale fosse di tipo medico. Si era però poi interessato diciamo, alla salute e in particolare all'alimentazione. E a mio avviso questa sua, chiamiamola un po' fissazione sul muco, è stata comunque un'intuizione. Teniamo presente che Ehret scrisse, cioè operò diciamo a fine 1800, inizio 1900 e scrisse il suo libro, mi pare che il suo libro risalga circa 100 anni fa, questo va tenuto presente, quindi chiaramente non c'erano ancora, Michela, le conoscenze che ci sono oggi, no? E quindi diciamo quando ho letto il suo libro ho cercato di calarmi un po' in quel periodo. E per quel periodo le intuizioni di Ehret, secondo me, sono state tutto sommato interessanti. Anche perché sono state intuizioni che lui ha derivato da una sperimentazione su se stesso, no? Che cosa aveva notato? Lui aveva notato che una dieta ricca di amidi, che è quella che già allora si incominciava a fare, no? Nel senso che già da più di un secolo noi abbiamo. Già da più di un secolo fa abbiamo cominciato a eccedere un pochino troppo nell'uso dei cereali, quindi degli amidi. Aveva notato che questo porta ad un aumento del muco, quello che lui chiamava muco, no? Delle secrezioni in generale. Ora, in effetti, qual è il problema della nostra dieta oggi? È che appunto è troppo ricca di zuccheri semplici, come diciamo sempre, di zuccheri in generale e di zuccheri semplici, cioè facilmente assorbibili in particolare. Qual è il problema di questi zuccheri? Ce ne sono tanti, ma uno è quello, come abbiamo già detto altre volte, sono troppo, alimenti troppo calorici, alimenti insulinemici, sono alimenti che tendono diciamo, a metterci in uno stato infiammatorio cronico. Ovviamente alle infiammazioni sono associate abbondanti secrezioni, no? Un intestino molto infiammato, per esempio, tende a secernere più muco, proprio perché nel muco sono veicolati gli anticorpi e perché comunque è protettivo il muco. Quindi probabilmente lui aveva un po' notato, no? Che le persone che mangiano troppi amidi, e lui stesso se mangiava troppi amidi aveva uno meno energia, due aveva questo stato infiammatorio cronico che lui traducevano in uno stato mucoso, così nella sua forse inesperienza, ma ripeto, anche considerato il periodo, no? E in effetti, a mio avviso, insomma, è stato
interessante, ecco, che lui abbia fatto queste esperienze, che le abbia tradotte. Poi il fatto che le abbia tradotte, no, in una dieta un po' forse particolare, no? Frutta, verdura, magari, ecco, potrebbe essere stato forse un pochino spinto, no? Non so poi quanto lui diciamo facesse correttamente questa dieta vegana, ecco, non lo so. Mi è parso interessante anche l'osservazione che lui ha fatto, che i digiuni purificano e che dopo il digiuno o anche durante il digiuno lui si sentiva molto energico. E se non ricordo male, lui dava anche una sorta di istruzioni per l'uso, no? Per fare il digiuno. Diceva che non si può partire a fare un digiuno così lungo. Diceva proprio di programmarsi, ecco, un piano digiuni, partendo da piccoli digiuni brevi per poi piano piano arrivare ai digiuni più lunghi. E questo evidentemente, no, rispecchia proprio quello che è stata la sua particolare sperimentazione, perché in effetti è così, il digiuno è in effetti veramente un momento di purificazione, ma di purificazione proprio in senso totale, sia del proprio corpo che durante il digiuno riposa nella sua fase digestiva, ma anche espelle tossine, un po' perché spesso le tossine noi le stiviamo nel tessuto adiposo, quindi liberare il tessuto adiposo significa liberare anche le tossine che vi sono accumulate, e sia perché c'è anche una sorta come di riposo quasi, non voglio dire spirituale perché potrei essere fraintesa, no? Però psichico, diciamo, che forse è più adatto a tutti, no? Il non mangiare ti mette in una condizione anche un po' più di pulizia mentale. Inoltre si attiva un sistema endocrino particolare durante il digiuno che ti mantiene più attivo, no? È un modello ormonale un po' più adrenalinico, un pochino più, e tu ti senti più energica, ti senti effettivamente per tanti motivi più in forma. Giustamente Eret aveva osservato che un digiuno troppo prolungato senza una preparazione, senza un'adeguata preparazione può essere pericoloso, proprio per quello che dicevo. Una massiccia liberazione del tessuto adiposo in cui sono stivate le tossine porta al fatto che tutte queste tossine poi l'organismo le deve gestire ed espellere in qualche altro modo, no? Quindi mette in crisi gli organi motori, quindi il digiuno in effetti andrebbe fatto con criterio. Io ecco, sconsiglio vivamente i nostri amici a intraprendere dei digiuni forti, insomma, senza un'adeguata preparazione, senza o il consiglio di un nutrizionista o di un medico, o forse il medico, non so se magari dipende da medico, ecco, se magari vuole sa gestire queste parti per sua cultura, o anche una propria preparazione presso, diciamo, avvalendosi, ecco, dell'esperienza di qualcuno che li ha fatti i digiuni, sa cosa vuol dire. Bisogna mettersi anche in condizioni emotive e di spirito, diciamo così, adeguate, no? Però sicuramente il digiuno, se fatto bene, può essere una bella esperienza, un'esperienza anche fortificante, perché rinunciare al cibo non è difficile in senso biologico, è difficile in senso emotivo e psicologico, quindi è una prova di non voglio dire di forza, perché non è di forza, una prova di concentrazione, diciamo, no? Che ci possiamo dare. Quindi, insomma, amici, magari leggetevi il libretto di Eret, però considerando appunto che è stato scritto da uno che non è medico 100 anni fa, e magari prendete spunto per avvicinarvi a un modello diverso che può essere anche periodico, no? Si può fare un periodo di magari un mese di vegetarianesimo, magari non di veganesimo, però di purificazione, diciamo, di alleggerimento, ecco, di alleggerimento che potrebbe esserci utile. Ecco, dicevi molto bene, Lucia, prima, quando parlavi del fatto che prima di affrontare un digiuno ci vuole una certa preparazione, e soprattutto questo è il consiglio che diamo sempre, mi raccomando, prima di intraprenderlo fatevi seguire da qualcuno che abbia delle competenze in ambito sanitario e nutrizionale, quindi un medico, un biologo, e quindi qualcuno che sappia veramente le cose, che sappia quello che state facendo, a cosa andate incontro. Riporto un attimino, dopo tutto questo bellissimo discorso anche sulla spiritualità, sulla centratura su se stessi, eccetera, a qualcosa di molto terra terra, cioè nella nostra alimentazione di tutti i giorni, quali sono effettivamente gli alimenti più ricchi di amidi, cioè quelli che proprio mangiamo più spesso?
Dunque, Michela, alimenti ricchi di amido, intanto i farinacei, no? Tutto ciò che è fatto con la farina, pizze, pasta, pane, eccetera. Non dimentichiamo il riso è, diciamo, è un farinaceo, non lo usiamo sotto forma di farina, ma è amido puro praticamente, quindi usiamolo con parsimonia, e le patate e basta. Direi che veramente gli alimenti un po' più, tra virgolette, pericolosi, cioè da usare con un adeguato criterio, sono questi. Bene, quindi praticamente tutta la roba buona, diciamo, che c'era un vecchio detto, dice ciò che non ammazza ingrassa, yes. Molto bene, grazie per le belle notizie come sempre. Nella prossima puntata continueremo a parlare un pochino della vita alimentare di Steve Jobs, concentrandoci in particolare sulla dieta vegana, ok? Sì. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima!